Adesso però andiamo avanti, andiamo a parlare del viaggio lampo del Papa in Toscana, dove ha incontrato questa mattina, ha visitato due comunità cristiane. Lì per noi c'è Enzo Romeo in collegamento. Enzo, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, due avamposti della Chiesa ha voluto visitare il Papa a Nomadelfia, vicino a Grosseto, e qui tra le colline a sud di Firenze, all'Oppiano, dove c'è il centro internazionale del movimento dei focolari, fondato nel dopoguerra dalla trentina Chiara Lubich. Due realtà che hanno in comune il tentativo di applicare in maniera concreta la fraternità evangelica. Poi qui all'Oppiano c'è proprio il carisma dell'unità, del dialogo. Abbiamo visto monaci buddisti, rabbini, rappresentanti di altre confessioni religiose. E Papa Francesco ha insistito molto su questo aspetto. In una società lacerata come la nostra, bisogna fare sinergie, imparare a camminare insieme. Ascoltiamo le parole di Papa Francesco. Apertura, sinergia, capacità di rischio, cultura dell'incontro, civiltà dell'alleanza. Questa è la sfida. Cultura dell'unità, eh? Non ho detto delle uniformità, no. Ecco, la prima tappa, dicevamo, è stata a Nomadelfia. Nomadelfia vuol dire legge della fraternità, una comunità creata alla fine degli anni 40 da un sacerdote emiliano, Don Zeno Saltini. Il Papa ha detto che, ecco, bisogna in una società dove c'è isolamento, dove c'è solitudine, soprattutto di bambini e di anziani, l'unico linguaggio che si può utilizzare è quello dell'amore. E poco fa il Papa è già rientrato in elicottero in Vaticano e noi quindi possiamo restituirvi la linea. A voi.